Lunedì si svolgerà l'udienza nel Collegio di Garanzia del CONI che esaminerà i ricorsi delle squadre non ammesse ai campionati professionistici. Tra queste la Casertana, che ha speranze ridotte al Lumicino di poter partecipare alla Serie C. In caso di rigetto del ricorso, Federico Guidi si svincolerà d'ufficio e potrà subito dopo vincolarsi al Teramo e troverà a quel punto una squadra che sarà molto probabilmente orfana di due pezzi importanti, Pietro Cianci e Simone Santoro. Cianci si sta avvicinando al Palermo, la trattativa va avanti ed è arrivata a buon punto tra i due club. Da Palermo rimbalza la notizia della forte accelerazione impressa nella giornata di ieri dal direttore sportivo dei Rosanero, Renzo Castagnini, che avrebbe offerto al patron biancorosso Franco Iachini circa 400.000 euro per l'acquisizione del cartellino dell'attaccante barese. Ora il dirigente del Palermo potrà chiudere l'operazione incontrando l'agente di Cianci per trovare l'intesa sull'ingaggio e poi sarà fumata bianca. Cianci, che a Teramo è arrivato nell'estate 2019, ma che in biancorosso ha effettivamente disputato solo la prima parte del campionato 2019-2020, poi una serie di prestiti a Carpi, Potenza e Bari. Ora nel futuro c'è il Palermo. In base ad accordi pregressi, il Teramo verserà la metà del prezzo incassato per la cessione nelle casse del Sassuolo. Più di impatto in biancorosso è stato il biennio di Simone Santoro, che nella prima stagione è stata una rivelazione e che in quella che si è chiusa due mesi fa si è consacrato come uno dei prospetti di maggior rilievo della C. Su di lui gli occhi di vari club di B e uno di questi, il Brescia di Massimo Cellino, è pronto a chiudere la trattativa. Nel caso, Santoro finirà la sua parentesi teramana con 60 presenze e 3 reti. Sul fronte delle entrate il mercato dovrà ancora decollare. Il neo DS Carlo Musa sta approntando le strategie, avendo anche a disposizione gli introiti delle suddette operazioni. Federico Guidi ha però già segnalato il giovane regista napoletano Mattia Matese, classe 2001, cresciuto nella Casertana, con cui ha debuttato in prima squadra mettendo insieme 46 presenze in due stagioni. Anche lui, a breve, potrebbe svincolarsi d'ufficio e legarsi al Teramo.